Gigi Cagni da Brescia, classe 1950, da calciatore è riuscito in un'impresa sicuramente non da tutti, a essere cioè una bandiera per due squadre, Brescia e San Benedettese, a certificare il tutto i numeri, 264 presenze, 9 anni e 3 gol con la maglia delle rondinelle lombarde, 262 presenze e 2 reti in 9 anni con quella dei rossoblù dell'Adriatico. Insomma, una quasi totale parità tra queste due esperienze, anche in termini di segnature, poche in linea con quanto i difensori facevano a quel tempo, ma buone, con una rete di troppo almeno per i tifosi della Sampdoria, perché quello che sarebbe poi diventato il tecnico blu cerchiato nella stagione 2000-2001 all'alba del campionato 81-82 tirò un bello scherzetto alla squadra in quel momento diretta da Enzo Riccomini. Marassi, 4 ottobre 1981, la Samp è una corazzata invincibile ma allora vincibilissima e Cagni la affonda con una legnata a rasoterra da 40 metri che coglie impreparato Paolo Conti. Sarà il gol decisivo, quella rete darà una spinta quasi definitiva verso l'esonero a Riccomini con Olivieri che condurrà invece in Serie A la navicella blucerchiata. Insomma, una rete da ricordare oggi con il sorriso, ma chissà quante maledizioni quel giorno il buon Gigi si attirò dalla gente blucerchiata.